qua c'è una pietra, Un po' di ragni, un po' di ragnatele, un po' di ragni strani, facciamo così. Sì, c'è un po' di tutto qua. Oh, cos'è? Ah, occhio. Sai che si attaccano? Sì. Opla. Bravo. Ciao. Il posto è magnifico, lo conosciamo in pochi ed è giusto così, perché questi sono posti da tenere incantati. Qui è pulito, qui non c'è un cazzo. Non c'è niente. Lì è il punto interessante. Quindi il torrente arriva deciso, va a sbattere su questa, su questo argine, lo erode. Però se tu guardi la traiettoria dell'acqua adesso in regime di calma, fa la curva, si sbatte e poi sembra che tende ad andare da questa parte, e in effetti lì c'è tutta quell'imbricata enorme qua, la vedi lì in fondo. Andiamo lì. Torniamo ai miei calcoli. Torrente fa la curva, erode tutto, e guardate un po' i massi come vengono imbricati su questa diagonale, pur essendo che il torrente continua, vedi, continua dritto, ma qui fa un rimbalzo e viene di qua, ok? E quindi dai, lavare. Non è anche qua, forse. Qualcosetta sembra che esce. Qualcosetta c'è. Vedi? Qualcosetta c'è, adesso la vediamo bene. Ce n'è una qui, un pezzetto lì, un po' di puntini, un po' di cose. Dai, laviamola. Sì, dai. Allora, io ti dico la verità, vorrei approfondire lì, poi andiamo giù magari se vuoi, tanto non è che tutto subito lì, solo che è un po' un massacro arrivare fino là. Ma sì, ma bisogna andare giù, perché questa roba leggera di superficie. Più giù. Però lui dice che là c'è il giacimento. Questa roba leggera di superficie. Una fatica con metal che... A salire? No. Non so se è posto giù. C'è troppa mineralizzazione, il metal va bene per le fessure, su acervo magari, c'è roba così, Sì, qua Roby, non fidati di me. Però non è rotondo, Non è... è roba leggera, perché... Non ancora delle scagliette. Una spannetta salta giù. Comunque, questa piccola... sapete qua? Sì. Bravo.
sbatte sulla sponda e butta là. Infatti. E quindi ti dico, Roby, spostarsi no, può aver senso, ma fino a un certo punto, perché siamo appena arrivati e non puoi fare uno scavo andare. No, qua c'è la studiassa. Considera una cosa, che quello che noi vediamo lì, Roby, non è l'argine del fiume, eh? L'argine è dove si è scesi con la corda. Quindi, bravo, sbatte e viene su per di qua e poi qui deposita. Quindi potremmo chiamare un isolotto questo. Bravo, secondo me. Però approfondendo un po' la situazione lì, adesso immagino che... vieni, non faccio vedere. Volevo mettere solo questo, ma magari lo lascio lì e prendo la battea più grossa, eh. Qua in mezzo, vedi? In mezzo qua. Ma sì, poca roba, adesso magari sposto questa più grossa. Adesso stavo andando con la paletta. No, no, paletta e piccozza. No, no. No, no. Paletta e poi c'è il taccino lì dentro. Adesso mi ripiazzo la canalina in questa parte qua, faccio la foto. E provo ad andare giù un po' se riesco. Quello che c'è. Ma qua è tutto buono, eh. Se ho visto quelle lì in superficie, è tutto buono qua. Tutto, tutto buono. Anche lì magari. Tutto buono. Lì. Cioè, più che in mezzo, direi qua. Sì. Mm. Però vedi, anche lì, forse la canaletta la posso mettere lì. Allora, mi vado a piazzare sta cosa. Sì, poi ci si può spostare. No, no, questa è la mia. La tua ce l'ho a casa da sistemare. Hai fatto il record. Ah, sì, sì. Sì.